Avevano messo a segno il colpo nella notte fra il 2 e il 3 ottobre scorsi ai danni del consorzio agrario Terra Bio di Urbino, di cui è socio sindaco Michele Gambini, dove avevano rubato oltre 1.500 quintali di sementi di erba medica per un valore di 500.000 di euro. La banda era formata da due foggiani di 38 e 64 anni e da un cittadino rumeno di 39 residente in provincia di Ravenna. I ladri, dopo aver forzato il cancello d'ingresso e divelto un chiavistello in acciaio, si erano introdotti all'interno dello stabile caricando con delle pale trovate in azienda il pregiato materiale definito oro giallo su due mezzi pesanti. È un materiale prezioso perché ha un costo elevato, diciamo di oltre 2 euro al chilo, valore commerciale, ma il valore era dato dall'ingentissimo quantitativo che era stato rubato. Per spostarli ovviamente erano necessari dei camion e quindi l'attività è nata d'indagine proprio dal trasporto di merci. Collaborazione con la squadra mobile ma anche con la polizia stradale. Uno dei veicoli era stato fermato durante un controllo ed era stato segnalato come sospetto. Dopo diversi pedinamenti è stato possibile risalire al nascondiglio di una parte delle sementi trafugate. Erano state portate in un capannone nella zona industriale di Cervia. Il restante della refurtiva invece è stata ritrovata a Treia, in provincia di Macerata e a Reggio Emilia. Durante le indagini sono stati identificati anche due commercianti. Materiale che è stato completamente recuperato? Ne sono stati recuperati circa 1.100-1.150 quintali, un 300-350 quintali nelle operazioni di carico e scarico, praticamente da parte dei malviventi sono stati ovviamente resi inservibili all'utilizzo. I tre malviventi, già noti alle forze dell'ordine, sono stati denunciati per furto aggravato, mentre uno dei commercianti per ricettazione. Nessuna conseguenza penale, invece, per il suo collega emiliano, risultato aver acquistato le sementi in buona fede. Prosegue l'attività di indagine per individuare eventuali complici.